nuova sigla di Chi scuoce, vai. Non tutti possono diventare dei grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in chiunque. Chiunque può cucinare. Eccola qua, non chiunque. Stefi, ci sei? Eccomi. Eccola. Sì, ci sono, ma mi stavo gustando la sigla. Allora, in diretta. Inizio a dirti. Sì. Siamo qui all'Hotel Exedra, in Piazza della Repubblica a Roma. Sta preparando i carciofi. Ah, attenzione. Sì, e li preparerà in due modi. Sì. Fritti, sì, e alla romana. Allora, il cast è composto da Max ai fornelli, essendo lui lo chef, Stefania che farà il tramite con la radio e il nostro Valerio, che non avevamo i soldi, fa sia l'operatore per riprendervi, perché poi lo potrete vedere anche su YouTube. Ciao, questa cosa. Eccolo, senti, Valerio. Senti. Sia come autore che... Ecco, in cucina l'autore non serve alla cippa, però sia come autore, va bene. Allora, Max, noi faremo sentire mano a mano il procedimento. Qual è la prima fase adesso? Sicuramente dobbiamo pulire i carciofi. Sì. Ecco. Allora, scegliamoli belli. In sì. questo momento sono proprio il fiorfiore dei carciofi, no? Sì. I famosi romaneschi. Io ne ho due qui accanto a me, uno di Milano, uno di Torino, però grazie, insomma, ecco le grazie, passe, grazie, ecco. Marco, grazie. Allora, vai. Io comincio a preparare, Il carciofo sì. è come una bella donna. Sì. Va spogliata. Per arrivare al cuore bisogna spogliarla. Ah, ho capito. Capito? Non so se hai capito. No, come li fai? Li fai alla puttanesca i carciofi o li fai? No, alla... non li facciamo. No, li facciamo, come ti ho detto prima, alla romana. Alla romana. Che sì. sono col prezzemolo. Sì. E l'aglio. E l'aglio. Esatto. O mentuccia. E poi ha preparato anche una padella e non ha lesinato sull'olio, devo dire, perché veramente ha messo abbastanza, e li faremo anche fritti. Perché paradossalmente, quando tu friggi con tanto olio, la frittura è più leggera. Max sta scaldando l'olio e affettando il prezzemolo. Aspetta che avvicino. Sì. Rumore di affettamento di prezzemolo. Con molta cautela la mia mano, col telefonino, al coltello. Stai attento. Aspetta, rimani lì. Sì, sentiamo, Senti com'è veloce. Senti com'è veloce. Questo dovrebbe essere il rumore. Senti? Com'è veloce. Noi ci mettiamo un sacco di tempo. Senti, ho rischiato un dito veloce. Va bene. Aia. Oh. Valerio. Mi sto ustionando. Sì. Dopo che ha fatto sfrigolare un po' i carciofi in questa padella, in questa pentolina, versa dell'acqua. Allora senti il rumore dell'acqua a contatto con l'olio e i carciofi. Sentiamo. Vai. Sono morti. Adesso cosa sta facendo? Ha preso un pezzo di carta oleata. Quella da forno, giusto Max? O la carta quella del pane. O la carta del pane. Sì. La sta mettendo sopra... la padella. Allora, sicuramente per far cuocere è meglio il carciofo in modo uniforme, perché si crea una camera diciamo di vapore. Ora sta prendendo il carciofo, lo sta tagliando in quattro spicchi. Quattro spicchi. Aspetta, che cosa farà? Li metterà nell'uovo. Prima nella farina, Max? No, nell'uovo. Cioè, bravissimo.